Allora ragazzi, oggi proviamo ad usare la telecamera sulla bicicletta, però diciamo inquadrandomi con la stabilizzazione massima. Proviamo un po' cosa succede, come si vede. E magari rispondo anche a qualche commento che mi è stato dato in questi ultimi giorni. Vediamo come si vede, vediamo, perché non sono sicuro che possa venire perfetto questo video, eh. Diciamo in questi giorni sto provando vari accessori per la telecamera, che si può fare così. Allora adesso partiamo, vediamo un po' come si vede, magari facciamo così, dovrebbe vedersi bene. Proviamo, dai. E allora l'altro giorno mi è stato scritto che mi si vedeva un po' giù. Beh sì, è normale, perché purtroppo la vita che si fa qui, cioè che faccio io, è una vita soprattutto dedicata al lavoro, e in gran parte tutto questo è dedicato al lavoro che faccio io. Il mio lavoro di base è un lavoro abbastanza pesante, anche stressante, perché avere sempre a che fare con le persone, con i loro desideri, i loro capricci, non è tanto, cioè non è psicologicamente, secondo me, non è psicologicamente molto confortante. Bisogna essere molto forti in questo. E io infatti lo sono, non è che mi sento di essere una persona debole, ecco, diciamo così. Più che altro, ecco, a volte c'è proprio quella cosa che secondo me ti manca, ecco, ti manca lo stare un po' più libero, queste cose qua, tutte cose che qui abbiamo, cioè, per carità, se stessi in Italia farei una vita molto più pesante, ecco. Però secondo me ci sono dei lavori che proprio per la loro natura dovrebbero essere pagati un po' di più rispetto agli altri. Tu dirai, ecco, che vorresti prendere? Più di un dottore? No, non sto dicendo che dovrei prendere più di un dottore, però ci dovrebbero essere, secondo me, dei riconoscimenti in più rispetto al normale, diciamo così, rispetto al normale, tutto questo. Non sto dicendo assolutamente che uno deve andare a prendere più di un dottore, più di un medico, più magari di chi ha studiato certe cose. Però se diciamo ogni 2 mesi, ogni 3 mesi tu ci aggiungi un bonus a questi lavori, ci dai anche dei... Non bonus, non intendo solo bonus a livello monetario, Possono essere anche, non lo so, dei permessi in più che puoi prenderti, ecco. E diciamo il lavoro diventa
diventa già meno stressante, dei vantaggi che puoi avere su certe cose, non lo so, ci sono tante idee che possono avvenire, va? Poi ovviamente le mie sono solo idee, per carità, non voglio essere arrogante, sennò qua si inizia a innescare un battito che si innesca un battito che non finisce più, soprattutto in Italia, poi che non puoi dire niente che subito ti criticano, per carità, che la critica è bella e poi è anche costruttiva, diciamo, deve essere anche costruttiva, non deve essere solo, diciamo, a piacer vostro, diciamo così. Intanto ragazzi, devo dire la verità, oggi è proprio una bellissima giornata, stanno tutti con la bicicletta, cavolo. Sono usciti tutti con la bicicletta, magari voi non lo vedete perché mi state riprendendo a me, c'è stato uno che è appena passato col rosso, non gli è interessato proprio, però vabbè, noi non siamo gli altri, non siamo gli altri, diciamo, cerco di riprendermi così, ecco, magari così si vede anche meglio, dai, che dici? Comunque, sto adorando letteralmente questa telecamera che ha dei vantaggi veramente incredibili. La posso usare in mille modi diversi e la stabilizzazione è ottima, ragazzi. Cioè, non ho nulla da ridire. Intanto sto aspettando il verde. Tanta gente impaziente che vuole subito passare col rosso, mamma mia ragazzi, cioè, a volte mi fanno paura la gente qui, cioè, certo, pure noi in Italia ci incazziamo a volte quando bisogna aspettare al semaforo lo scattare del verde, lo scattare del rosso, però qui diventano proprio violenti con se stessi, con loro stessi, cioè fa paura questa cosa, Non mi stupisce il fatto che derivano da un certo popolo, cioè da una certa categoria di persone queste qua. Mamma mia, a volte mi fanno paura. Comunque, la giornata oggi è perfetta, cioè veramente perfetta per una gita fuori porta, cioè stanno tutti a farsi la passeggiatina, anche perché oggi è lunedì e sul calendario è rosso, questo significa che è giorno feriale e quindi sono tutti fuori in giro. Ich weiß nicht, ob es ein Passagierfahrzeug ist. Ich komme halt nach oben. Nee, das geht nicht aus dem über Versicherung raus. Nein, nein. Ja,
sta la strada piena, non si può camminare. Mamma mia. Normale, oddio, la maggior parte c'ha la bici normale, io c'ho la bici elettrica, non posso correre più del normale, però è anche una questione di sicurezza. E rispondendo magari a qualcun altro, mi è successa questa cosa qualche giorno fa, mi hanno scritto su Instagram. Ora non mi ricordo nemmeno il nome del canale Instagram, della pagina Instagram che mi ha scritto, ok? Mi ha scritto: guarda, caro Raffaele Ralfo, saremo interessati a farti un'intervista riguardo a quello che ti è successo su Scientology, ok? Su Scientology. E io, guarda, all'inizio ho pensato: ma perché devo fare questa cosa del genere? Guarda, io già di natura mia mi scoccio, ok, di andare a rispondere a domande di qualcosa che è successo magari anni fa, ok? Che sì, certo, magari tu puoi dire è il tuo miglior video sul canale, ok, va bene. Però allo stesso tempo io dico no, va bene. Io gli scrivo: guarda, sarei anche interessato, sotto al commento però, perché quello mi ha commentato sotto a una mia foto, sarei anche interessato, io voglio sapere le domande prima, come si svolge l'intervista, se è un qualcosa che va su qualche giornale o su qualche cosa online o su un video o su un reel, cioè voglio sapere un po' che cosa avete intenzione di fare. Le domande in anticipo e soprattutto gli orari. Quello mi scrive, attenzione, quello mi scrive: scrivimi in privato. Cioè, ma scusami un attimo, tu mi hai commentato una foto, mi hai scritto, ok? Mi hai scritto: vorrei farti un'intervista, e ti ho risposto sotto al commento: voglio sapere questo, questo e quello. E tu mi rispondi: scrivimi in privato. Cioè, ma che risposta è? Io ti ho risposto, ora sei tu che in privato mi devi scrivere: ciao, mi chiamo, non lo so, Simone, vorrei farti un'intervista a questo giorno, a questa data, con queste domande, dovrai rispondere a queste tot. Cioè, la gente è presuntuosa anche quando deve chiederti un favore. Cioè, perché io, questa è una risposta pubblica che ho dato su Instagram, è una risposta pubblica, chiunque la può leggere. Non ho chiesto soldi, io non ho chiesto niente, ho chiesto solo: fammi sapere dove, in che cosa consiste e cosa devo rispondere. Cioè, io non voglio arrivare impreparato a un'intervista che poi magari mi ritrovo a dover rispondere a qualche domanda che o mi cogli impreparato o che semplicemente non mi ricordo nemmeno, nel senso mi vai a fare una domanda di un qualcosa che è successo anni e anni fa, ma io nemmeno mi ricordo, caro mio. Cioè, capì? Mettiti un po' nei miei panni, capì? Così, giusto per... Mi sembra anche giusto come cosa, cioè non mi sembra il... che ho chiesto il mondo. La gente è presuntuosa anche quando ti chiede un favore, cioè da lì non mi ha più risposto, cioè boh. Non lo so, fatemi sapere voi nei commenti se la penso giusto, perché magari in questo mondo è talmente diverso che oramai chiunque la pensa in modo diverso, e quindi puoi anche risultare che pensiero sbagliato, stai pensando in modo arrogante. Sì, direi,
un'intervista. Cioè, io ho ben altro a cui pensare. Sei tu che mi hai scritto perché vuoi fare l'intervista, giusto? Giusto? E non voglio risultare antipatico, eh. Non voglio né risultare antipatico né risultare cattivo, perché sì, forse potrei anche risultare antipatico facendo così, però credo di essere nel giusto, perché diciamo io non ho chiesto soldi, ti faccio un favore a te, tu fai un favore a me, perché ovviamente da una parte mi fai pubblicità, tra virgolette, quindi non vedo dove sta il problema. Non vedo assolutamente dove sta il problema. Quindi mi sembra che il mondo sta girando veramente in modo folle, ultimamente. Sembra che il mondo sta girando veramente in modo folle. Intanto qui vi faccio vedere, qui c'è vita. Qui c'è vita. E niente ragazzi, adesso vi saluto, fatemi sapere se magari avevo ragione nel mio modo di pensare, nel mio modo di vedere. Però è tutto, e come sempre noi ci vediamo ad un prossimo video. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.